Se non una lavastoviglie a marchio Electrolux, dopo aver impostato un programma e dato l'avvio, trascorsi alcuni minuti o in alcuni casi anche immediatamente, la lavastoviglie si blocca attivando la pompa di scarico e facendo comparire sul display il codice di errore I30, significa che siamo in presenza di una perdita di acqua sul fondo. Per poterla identificare sarà pertanto necessario rimuovere lo zoccolo e la parte che si trova immediatamente dietro ad essa, in modo tale da poter accedere alla componentistica interna della lavastoviglie e ricercare il punto della perdita, che non sempre è lo stesso. Per avere maggiore possibilità di identificarlo, possiamo avviare un ciclo di lavaggio e vedere quello che succede all'interno. In questo caso facciamo molta attenzione in quanto siamo in presenza della corrente elettrica. Alziamo con un cacciavite il galleggiante in modo tale da creare maggiore pressione. Questo consentirà in alcuni casi di far fuoriuscire l'acqua dal punto in cui c'è una perdita, che in questo caso la identifichiamo nel pozzetto. Identificata, scarichiamo l'acqua che si trova all'interno della lavastoviglie abbassando il tubo di scarico e asciughiamo quella che è all'interno del pozzetto. Accendiamo un saldatore a stagno e successivamente asciughiamo per bene la parte del pozzetto incriminata, quindi la parte del pozzetto dove è presente il foro, e successivamente, dopo averla asciugata per bene, spostiamo il tubo che si trova per l'appunto davanti questa parte in modo tale da poter avere una maggiore praticità nel lavoro. Identificato quindi il foro con il saldatore a stagno, passiamo sopra leggermente al fine di chiudere, quindi con lo scioglimento della plastica, il foro e facciamo più passaggi in maniera molto delicata. Ripassiamo più volte al fine di spandere per bene la plastica e successivamente con della plastica aggiuntiva creiamo ulteriormente una protezione in questo punto, quindi applichiamolo sul punto che abbiamo precedentemente già lavorato. Al termine di questo lavoro riposizioniamo il tubo che avevamo precedentemente tolto e possiamo riutilizzare nuovamente la lavastoviglie.